Ciao, siamo ancora qui da Horvath per continuare il nostro viaggio nel coinvolgente mondo della birra. Oggi parleremo del nostro tesoro, lo stile birrario italiano. In queste 20 puntate abbiamo parlato dello stile che è nato nella Repubblica Ceca, ovviamente di tutti gli stili belgi. Poi abbiamo parlato degli inglesi che si sono inventati anche loro degli stili birrari, per non parlare degli americani che anche loro hanno reinterpretato degli stili antichi. Ma non abbiamo ancora parlato del paese al mondo dove si mangia meglio. Ecco appunto, Sedesta, cioè l'Italia finalmente si è svegliata e anche lei dice la sua in fatto di birra. Vi dico subito che esiste uno stile italiano riconosciuto in tutto il mondo. È lo stile IGA, Italian Grape Ale. Ma partiamo dall'inizio. Negli anni 90 nascono in Italia i primi birrifici artigianali e uno dei più famosi, le Propi de Milano. Inizialmente i birrifici artigianali si sono limitati a fare birra negli stili che già esistevano, ma noi italiani siamo un popolo fantasioso e quindi i maestri birrai hanno cominciato a guardarsi in giro e hanno pensato: ma perché non aggiungiamo la farina di castagne nel processo di brassazione della birra? E così nel 2006 ben 24 birrifici artigianali italiani si sono ritrovati perché tutti loro avevano fatto una birra con le castagne. Ovviamente ognuno aveva reinterpretato uno stile diverso. Non solo, ogni birrificio trattava le castagne in maniera diversa. C'era chi le bolliva, chi le arrostiva e chi addirittura le affumicava, per non parlare del fatto che ogni regione ha la sua castagna tipica con il suo tipico sapore. Ecco, il tabù era stato infranto. Finalmente anche l'Italia diceva la sua in fatto di birra. Ora, l'idea di mettere le castagne ha fatto capire ai maestri birrai che, essendo il nostro un paese con delle eccellenze agroalimentari riconosciute in tutto il mondo, si potevano utilizzare per fare la birra, cioè si potevano aggiungere nel processo di brassazione per ottenere nuovi sapori e nuove emozioni. E così è stato. Quindi c'è chi ha cominciato a lavorare sui cereali, chi ha cominciato a usare il farro, chi il riso, addirittura le lenticchie. Poi invece c'è stato chi ha cominciato ad aggiungere frutta, verdura, avete capito bene, addirittura verdure. Sì, e anche fiori, me l'ero dimenticato, spezie. C'è addirittura chi ha pensato di aromatizzare la birra con le spezie che si utilizzano per fare il Fernet. Ma in Italia abbiamo un'eccellenza assoluta che anche lei si beve. Avete capito bene, è il vino. Siccome nel mondo della birra ci sono solo persone generose, aperte di mente, il vino non è mai stato visto come un rivale, ma anzi come un fratello diverso da coinvolgere per inventare nuovi sapori. Ed è così che, aggiungendo il mosto d'uva alla birra, è nato un nuovo stile, quello di cui parlavamo prima, Italian Grape Ale. E non ci si è fermati qui, si stanno cominciando ad utilizzare le tecniche proprie della vinificazione per fare la birra. Adesso voi mi chiederete: sì Gianni, ho capito, va bene, c'è chi ci ha messo la frutta, i fiori, le spezie, chi ci ha messo il riso e compagnia bella, però qual è il risultato? È buona sta birra? Vengono delle birre buone? Vi dico solo che l'Italia esporta le sue birre in tutto il mondo e ci sono maestri birrai italiani che collaborano
con i più importanti birrifici del mondo. Quindi basta dire che la birra è di serie B rispetto al vino. Finisco dicendovi che c'è un altro genere di birra nel quale gli italiani stanno diventando molto bravi, le sour, le birre acide, ma ne parleremo più avanti. Abbiamo trovato tra gli scaffali queste tre birre italiane. La prima è Odissea, del birrificio Menaresta. È una IGA, Italian Grape Ale, della quale abbiamo appena parlato, al quale viene aggiunto il mosto di Lambrusco Mantovano. È una birra che va servita intorno ai 6-7 gradi. Poi abbiamo la Seta, del birrificio Rurale. È una blanche dove la buccia d'arancia tipica di questo stile è stata sostituita da un'eccellenza italiana, il bergamotto, e va servita a una temperatura intorno agli 8 gradi. Poi abbiamo la Piedineri, del birrificio Croce di Malto, che è una Imperial Stout pluripremiata, nella quale ritroviamo le famose castagne delle quali abbiamo parlato, e in più troviamo il riso venere, che è stato inventato nella pianura padana circa 20 anni fa. La temperatura di servizio è intorno ai 12-14 gradi. Andiamo ad aprirle. Ecco che cosa può succedere quando la birra rifermenta in bottiglia. Voi non potete sentirlo, è un peccato, ma qui c'è un profumo di lambrusco, di uva, mamma mia, fantastico! Una birra decisamente fruttata, fresca, molto pulita, beverina, ma che lascia la bocca veramente aromatizzata. Mi ha voglia di berne ancora. Molto interessante, fresca e fruttata. Adesso andiamo ad assaggiare quella con il bergamotto. Non lo sentite subito, infatti ero quasi deluso, invece arriva il bergamotto, è fantastica. Incredibile. È ovviamente una birra pulita, come le blanche sono. E sentite il bergamotto? All'inizio non lo sentite. Poi arriva il bergamotto, vi dà una sberlona e poi se ne va. Fantastica, veramente interessante. Incredibile. E adesso assaggiamo la Piedineri. Beh, qui già all'olfatto sentite che abbiamo un grado plato importante. Veramente sentite il caramello, il caffè, la liquirizia. Decisamente una birra più strutturata. Sentite degli aromi che particolari di caffè, ma sentite che c'è qualcosa di più. Sicuramente una birra non da tutti i giorni. Interessante, con una persistenza del gusto in bocca decisamente importante. Nella prossima puntata parleremo di una birra molto famosa tra i collezionisti. Alla prossima!